Beniamino Cuomo, buonasera. Che cosa ci aspetta il 2 giugno? Il 2 giugno ci sarà un bel concerto con una bellissima cantante, un soprano del coro del San Carlo, Valeria Attanisi, e Antonio Grande alla chitarra, che ormai è un abitué della Cosiera. Un programma molto interessante perché prevede brani spagnoli, brani sudamericani. In particolare ci sarà un pezzo di Villa Lobos, che è bellissimo, dalla Bacchianas Brasileiras numero 5. Poi ci saranno altri brani dello stesso Antonello Grande e canzoni napoletane che poi sentirete. Però la cosa più importante non l'abbiamo detto, tutto questo dove avviene? A Geranto, nella baia che è riserva assoluta del FAI, dove si scende e si risale sulla piena, un posto di straordinaria bellezza che meriterebbe ben altra attenzione da parte di tutti, perché potrebbe generare un flusso di turismo verde in bassa stagione, quando un po' il turismo è in calo, e questa baia potrebbe veramente generare un flusso interessante insieme a altri posti, come possono essere per esempio Praiano, al convento di San Domenico, dove si svolgono dei concerti in genere il mercoledì, o potrebbe essere Santa Maria del Castello a Vico, oppure Faide, che sono posti straordinari. Quindi il posto è straordinario, ogni anno vengono 70, 80, 100 persone, quindi c'è una buona affluenza. Allora speriamo soltanto in una bella giornata per poter passare questa festa. Cara Sara, non mi fare toccare tutti i ferri ferretti, fare scongiuri debiti, le previsioni sembrano buone, però mi raccomando, non lo dire più nella prossima intervista. Ci vedremo il 2 giugno. Penso che alla anche poi a fine agosto faremo come tutti gli anni un altro spettacolo. Perfetto, grazie Beniamino, ciao.